Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Fox e oggi parliamo di strip LED. E allora, cos'è una strip LED e come funziona? Una strip LED, ragazzi, non è altro che un circuito stampato flessibile biadesivo. Infatti sul retro di tutte le strip LED adesive c'è la cartina e con il biadesivo. È un PCB con saldate sopra i chip LED SMD più i resistori, che sono questi componenti piccolini. In commercio esistono centinaia e centinaia di strip LED, modelli, potenze, isolamenti. Però oggi, ragazzi, andiamo ad analizzarli e capire come funziona una strip LED. La strip LED, come vedi, ha i LED, perfetto, sono questi gialli, più la resistenza in serie ai LED. In più ha polo positivo e polo negativo, ripetuto. Qui dove c'è questa linea puoi andarle a tagliare e utilizzarla, perché sono indipendenti e modulari, ovviamente. Ma andiamo a ricreare il circuito elettrico di questa strip LED. Questa strip, nello specifico, monta chip 2835 SMD di colore bianco freddo, ovviamente. Bianco freddo 2835 SMD, voltaggio di funzionamento 12 volt, perfetto. Come è composto lo schema elettrico, se vogliamo, diciamo, andarlo a analizzare? Abbiamo un polo positivo, perfetto. Abbiamo un diodo 1, 2 e 3, tre diodi LED messi in serie. Qua mettiamo le freccettine, ok. E poi, ragazzi, un resistore che va a chiudere nel negativo. Perciò il circuito semplice, tre LED. Ecco perché vanno tagliate quasi sempre ogni tre LED, ragazzi. Perché tre LED cosa vuol dire? Ogni chip funziona a 3 volt, 3,2 volt. 3,2, che è il voltaggio massimo, per 3, quanto fa? Fa 9,6 volt. Ok, perfetto, 9,6 volt, ottimo. 9,6 volt, il circuito in tutto funziona a 12 volt e abbiamo una caduta di tensione sul resistore di quanto? 12 meno 9,6, 2,4 volt di caduta di tensione sul resistore. Questo vuol dire, ragazzi, che ogni modulino da 3 LED in questo modello funziona a 12 volt. Poi tutte sono connesse in parallelo, come così, guarda, ti faccio vedere come, così scendi. Però ovviamente qui sono sviluppati, ragazzi, in lunghezza, però alla fine 1, 2, 3 e il resistore. Così facendo avrai i LED tutti funzionanti, correttamente alimentati, perché hanno la sua resistenza di limitazione, e accendono tutti con un solo cavo positivo e un solo cavo negativo. Però esistono anche queste. Così, ragazzi, questa è una strip LED RGB white. Questa è capace di darti tutte le colorazioni: blu, rosso, verde, le miscele, rosa, arancio, fucsian, azzurrino, eccetera, eccetera. In più implementa a bordo anche il bianco. Infatti, come vedi, i chip, questi giallini, sono quelli di colore bianco, colore luce bianco freddo.
I chip, questi qui, bianchi, trasparenti internamente, sono gli RGB. Qui hai sempre i pad di taglio e di saldatura, dove c'è scritto più GRB White. Andiamo ad analizzare anche questa per capire come funziona questa. Questa si taglia ogni 1, 2, 3, 4, 5 e 6. La teoria è sempre quella, ogni 3 LED in serie più resistenza, però come vedi, queste montano 1, 2, 3, 4, 5 resistenze. Perché? Ora te lo mostro. E allora, il circuito vale sempre lo stesso. Abbiamo un polo che è il positivo, cioè dove tutte chiudono il loro circuito. Poi abbiamo uno che si chiama G, verde, uno che si chiama R, rosso, uno che si chiama blu e un altro che si chiama W, che è il bianco. Perfetto. Andiamo a mettere LED 1, LED 2 e LED 3. Perfetto. Resistore, perché sempre c'è il resistore. Perfetto. Idem si fa qui. Questi chip, ragazzi, in questa strip si chiamano 50-50. Prendono il nome dalle dimensioni che hanno, 50-50, e sono RGB o bianco freddo. Perfetto. Andiamo a completare questo schema. 1, 2, 3. Perfetto. E andiamo anche a finire il bianco. Un chip 50-50 incorpora dentro il suo corpo ben 3 chip LED. Sia che siano tutti e tre bianchi, che se siano uno blu, uno giallo, uno rosso e uno verde. Perciò dentro un chip tre colori differenti, tre canali differenti. Ok, perciò sono tutti così, resistori e polo positivo che chiude. Perciò un segmento di 6 chip è fatto, ragazzi, così. Perché tu dici qua tu hai fatto tutti questi chip quando qua invece sono molti meno? Semplice, perché tu devi tenere conto che, come ti ho spiegato, il LED 50-50 è così, è un quadrato, perfetto, con all'interno 1, 2 e 3, per esempio. Sono tre chip LED. Tre luci, attenzione, singole. E qui abbiamo i piedini. Piedino 1, piedino 2 e piedino 3. Piedino 1, piedino 2 e piedino 3. Perfetto. Io con questo faccio accendere questo. Con questo e con questo faccio accendere questo. Con questo faccio accendere questo. Per esempio. Ok. Detto questo, i chip 50-50, ripeto, possono essere tutti un unico colore, cioè tre chip bianco che può essere un bianco caldo, bianco freddo, bianco naturale, o possono essere, come in questo caso, di questi RGB, perciò rosso, blu e verde. Perfetto, perciò con questo parte il rosso, con questo parte il blu, con questo parte il verde. Mettendoli in serie con un'altra LED 50-50, ecco qua, così, una, due, e qua un altro, collegandoli così in serie, tu fai accendere giallo, verde, verde, rosso rosso, blu blu. Perfettissimo. Perciò questo è in serie con questo e con questo. Questo, che è il bianco, è in serie con questo e con questo. Tutti, diciamo, le varie sezioni. Anche se, ragazzi, nel caso del bianco, sono connessi così nel circuito.
sono connessi così, perché appunto, essendo tutti di un unico colore, basta andare ad alimentare qui e parte l'alimentazione su tutti i canali. Ok? Non vi confondete. Singolarmente possono funzionare in differita, cioè o uno o uno o uno, se si vuole. Ma per semplificare, qui li hanno messi tutti uniti i bianchi, ovviamente. Esistono 50-50 digitali che hanno dentro un chip, però quello è un altro discorso. Per questi così esistono anche blu, rossi, però sempre con tre chip alimentati a 12 volt, ovviamente. Questo è una strip RGB white. RGB white da 12 volt. Esistono anche a 24 volt. Cosa cambia, ragazzi? Il numero di LED in serie. Allora, nel sistema a 12 volt sono 3 LED più resistore. Nel sistema 24 volt sono ovviamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6 LED più resistore, perciò un segmento della strip LED sarà composto da 6 chip connessi in serie più il suo resistore. Che il resistore, ragazzi, serve per dare una corrente costante al chip LED, anche perché, ragazzi, perché i chip LED funzionano con correnti che vanno dai 20 ai 300, per esempio, milliampere. Perfetto. Se tu vai a mettere una corrente alta di 1 ampere su senza, diciamo, una resistenza, vai a bruciare tutto. Nello stesso tempo, la resistenza fa anche la caduta di tensione, perciò ti dissipa, ti elimina la tensione in più che andrai a mettere ai LED connessi in serie. Oggi in commercio esistono anche strip LED a 220, dirette a 220, ragazzi. Mi piacciono e non mi piacciono. Mi piacciono per la comodità, perché ti scansano di acquistare un alimentatore, di installare un alimentatore. Tante volte capita che non hai lo spazio per mettere un alimentatore 220 e con quelle può andare direttamente a mettere, diciamo, queste strip alla tensione di rete. Ma come funzionano? Il calcolo è sempre quello: 3,2 volt è la tensione massima accettata da un chip LED SMD. Perciò, se io faccio 230 e lo divido per 3,2, io so che ci sono all'incirca 72 LED in serie. Perfetto, 72 LED in serie, con poi, ovviamente, ragazzi, ci sarà un piccolo, perché i cinesi sono bravi in questo, a miniaturizzare un piccolo circuito che mi farà ingresso 230 volt in alternata e me lo darà in uscita a 72 LED. Sono 3,2 per 72, 230. Allora sono 71. 71 LED, calcola 71 LED. Ok, 71 LED sono 3,2 per 71, 200 in uscita, 227,2 volt, però ragazzi in corrente continua, perciò la stabilizza a 227 volt. In più la rettifica, perché la tensione di rete, come sappiamo, è un'onda sinusoidale. Perfetto. I LED funzionano in corrente continua, perciò la deve stabilizzare in una retta. Perciò
sempre a 227,2 volt. Internamente, sempre a questa scatoletta, loro vanno a mettere i limitatori di corrente anche, e ci sono anche quelli per RGB che hanno sempre dentro questa scatoletta un controller che ti gestisce vari colori. Perché non mi piace questa? Perché ragazzi giocano nella strip, passano 200 e passa volt. Per questo io non amo tantissimo le strip LED a 220. Però ragazzi sono comode, ripeto, sono comode e vanno tagliate ogni circa un metro, ogni 100 centimetri. 71 LED circa, poi dipende dal modello, dal produttore, dalla tensione di riferimento, possono variare il numero di LED in serie. Poi sono parallelate, come questa per esempio, così da avere 2, 3, 4, 5 metri di strip LED a 220 diretta. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, se lo hai trovato utile, un like, un commento, iscriviti al canale per avere video nuovi quasi tutti i giorni. Abbonati se vuoi sostenermi e per accedere al gruppo Facebook Gold Member, gruppo riservato solo ed esclusivamente agli abbonati. In più ti ricordo anche il corso Battery Maker. Vai sotto in descrizione e troverai tutti i link di riferimento ai corsi, a webinar, al gruppo Telegram, canale Telegram. Niente ragazzi, mi raccomando, continua a seguirmi. Ciao e al prossimo video.